Ok ragazzi, vedete questo campanile? Ora proveremo a guardarlo perché non so se riusciamo a muoverlo. Devo alzare la corda da terra. Allora, per calma ragazzi, secondo il moto armonico, noi riusciremo con poco sforzo. Sì, con poco sforzo. Così. Fare un tocco. Fare un tocco e basta. Vediamo. Voglio dare solo un colpetto. Secondo me la possiamo. Signori, signori, nonostante siano le 4, anzi 5 del pomeriggio, io vi auguro un buongiorno. Siamo appena usciti di casa, oggi è stata un po' all'insegna del riposo, del... Anche perché ci sono 67 gradi. C'è caldino e la sicura non aiuta. Dove lo metto? Metto qua. Ok, perfetto. Metto qua nel taschino, la situazione non aiuta. Adesso usciamo. A pranzo ci siamo mangiati, non dirmelo, abbiamo mangiato dei gnocchetti col pomodoro, un po' di mozzarella. No, me non descriverli. Vabbè, gnocchi alla sorrentina. Ah, gnocchi alla sorrentina. Non me l'avevi detto gnocchi alla Come sorrentina? No? Ho sentito sorrentina, ma non la frase completa. Ah, veramente? Sì. Non lo so. Gnocchi alla sorrentina, vabbè ragazzi. Molto buoni, molto buoni. Poi un altro piatto molto tipico locale, la cotoletta alla milanese. Adesso ragazzi noi andiamo a prendere il tè, perché ieri le tisanine che abbiamo comprato non erano al completo, nel andiamo senso... Prima, andiamo prima... dopo andiamo a prendere il tè. Dopo andiamo a prendere il tè. Andiamo prima su al santuario. Allora, il santuario del Santissimo Salvatore, a cui Santissimo, Santissimo che sarebbe Gesù da piccolo, okay. Gesù ragazzo. Davvero? Sì, sì, il sì. Salvatore? Sì, sì, è il Salvatore del mondo. Le cose che scopre Lorenzo a 28 anni, quindi Gesù, aspetta, Gesù è il Salvatore. Si è salvato, no? Sì, giusto, giusto. E nulla, quindi Montella è molto devota al Santissimo Salvatore e tra l'altro non... È, non... I montelesi che stanno qui, ma soprattutto coloro che sono emigrati. Okay. Infatti c'è una comunità molto ampia, ecco. Certo. I montelesi a Norristown, che sarebbe in Pennsylvania. E lì ci sono praticamente... Intere comunità. Esatto. E c'è la chiesa, il circolo del Santissimo Salvatore. Quindi c'è molto legati, si va a piedi, scalzi, per chiedere la grazia. Un po' di storiella attorno a... Certo. Adesso andiamo lì e così facciamo vedere a Lorenzo di che cosa stiamo parlando. Si vede bello, c'è una bella vista, si vede tutta la valle. Eccoci qua a San Salvatore. Siamo arrivati, ragazzi. Adesso, come tutti i fedeli, c'è un momento dove si prende le scale, ci si pente tutti i peccati, ci si avvicina al Signore. Noi prenderemo le scale mobili da questo lato. Oh, si sta meglio qua ragazzi, comunque c'è un po' più freschetto, qualche grado in meno, qualche grado in meno sì. Oh, ci starebbe un bel campo da calcetto qua su. Oh, volevo dare un colpetto, siamo così vicini, siamo così vicini, che palle. Vai con le mani. Come c'è morto? E ti ho detto che volava sotto. Ha fatto un volo lì sotto? Prima non c'era la ringhiera, perciò l'ho messa. Vabbè, se c'è la ringhiera sono a posto. Così per tutti gli occhi. Fa rumore tantissimo. Ho paura. Vai! Vabbè ragazzi, mamma mia! Quando gli sono andata bene, se c'è il video su YouTube, qua di questa c'è il rumore. È troppo forte. Sentite ragazzi, che forza! Purtroppo ragazzi, la gloria arriva con un prezzo da pagare e non so, Salvatore si è infastidito che sono riuscito da solo con le mie umili braccia a
battere il tocco della campana e quindi neanche il tempo di fare uno scalino, sono andato addosso alle scale, ho sbattuto la testa e perdo addirittura un sacco di sangue. Non è vero. Ho un graffio molto profondo. vabbè ragazzi. Dai, è la punizione per il veronese. Esatto, esatto. Io sarei il tributo da pagare ogni tanto. Vabbè ragazzi, torniamo giù. Ragazzi, sempre un'avventura, mi fa male la testa. E adesso io spero vivamente che Alessia guidi un pochino meglio, perché l'andata è stata, il ritorno in particolare non è stato... sapevo soffrisse la macchina. No, si scherza. Allora signori, ci abbiamo fatta finalmente dopo un'ora e mezza di preparativi di Alessia, Dio santo, è andata alle 8 a prepararsi, sono le 10 e mezza, che ore sono? Bene ragazzi, stiamo per andare in una discoteca molto rinomata nella zona, che è convenientemente dentro il comune di Montella, e quindi qualora le cose andassero un po' storte ci sono già tutti i carabinieri pronti, esatto. Pronti a interagire col pubblico. Delusi che non siamo riusciti a comprare la tisana, purtroppo. La miscela purtroppo, insomma, non ce l'hanno fatta a prepararlo in tempo, e quindi devo tornare alla sagra delle castagne quest'autunno a riprendere. Non ci sarò probabilmente. Perché non ci sei? Lavoro a Roma. Vabbè, ma io devo venire comunque per la tisana. Tu vieni per la tisana. La tisana, va bene. Va bene ragazzi, dopo. E niente signori, le classiche piazze italiane una certa finiscono e ci troviamo noi ad andare alla festa. Ok, questo è il microfono. Alla festa. Ormai la routine. Esatto, andiamo alla festa, che è il terzo capitolo, insomma, di questa selezione musicale materia, si chiama. Io ragazzi ho il Covid, penso, non lo so. Com'è l'entusiasmo qua? Sto abbastanza cioè proprio sfatta, però cioè, l'entusiasmo sempre, mai perderlo nella vita. Mai perdere colpi. Mai. Anche se si è spenti così, non devi mai darlo a vedere, mai. Certo, hai bevuto qualcosina? Ma non... di più? Certo, ovviamente sì. Ho bevuto due birre, ho bevuto un cazzo. È solo il Brufen. Esatto. E qui ci sono invece questi ragazzi, Renato, Emidio, ecco la prima pollastrella. Ah, oddio, pollastrella è un barolone. I bambini vanno via. Ok ragazzi, va bene, non è techno questa serata, però qualcosina c'è, dai. Ecco sì, appunto, qualcosina c'è. Buonasera ragazzi, buonasera. Allora, vi faccio vedere brevemente questa situazione. Cioè, è tranqui, è carina, non è una serata techno come è stato promesso, però vabbè, questo è il comune per capirci, è il comune del paese. La stanza del sindaco, non so quale sia. La situazione è abbastanza spoglia, però beh, ce la facciamo bastare, non ci sono molte pretese e va bene così ragazzi, va bene così. L'Alessia non so dove sia, penso sia sparita. Ecco, tutto questo mi fa straridere, perché qua c'è un drone ed è, questo è l'edificio del comune, questa ripresa è super illegale e io mi sono fatto un mazzo così per farmi il patentino del drone. 3:23 di notte, domani andiamo in campeggio perché appunto il paese qua è una volta l'anno, si trovano tutti in campeggio a festeggiare, a bere col fuoco e quant'altro, e quindi la tradizione lo prevede, io devo rispettarla. Di conseguenza domani mattina partiamo, andiamo in campeggio. Noi ci vediamo domani per un prossimo video. Ricordatevi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, aiutate gli algoritmo, soliti discorsi, a fare in modo che il canale venga conosciuto. E grazie mille ragazzi, a presto.